Parlo innanzitutto dell'origine di questa mostra. L'idea di base era celebrare il 150esimo delle leggi di Mendel, sono state ufficialmente annunciate in una conferenza del 1865 da Gregor Mendel alla Società dei Naturalisti di Brno. È importante perché la genetica è la scienza che ha determinato in maniera fondamentale tutte le scienze biologiche contemporanee e più in generale la natura delle nostre idee sull'uomo e sulle diverse specie animali e vegetali. Il lavoro di Mendel è stato realizzato con molti anni di ricerca nel giardino del convento del monastero di Brno, dove Mendel lavorava, e con molte migliaia di incroci, in particolare sui piselli che coltivava appunto in questo giardino. Grazie a un'applicazione sistematica di un metodo rigoroso di tipo matematico, Mendel riuscì a proporre tre leggi, note oggi come leggi di Mendel, che spiegavano in che modo i caratteri ereditari si trasmettono da una generazione alla successiva. Ovviamente non era stato il primo a occuparsi di eredità, sin dall'antichità ci si era occupati di questo, si aveva delle diverse spiegazioni su come i genitori danno origine ai figli, su come i figli somigliano ai genitori, come mai alcuni caratteri scompaiono per una generazione e poi ricompaiono, ma sostanzialmente non si aveva una spiegazione chiara. Mendel riesce con una serie di ipotesi, in particolare che ogni carattere è determinato da un fattore contenuto nel nucleo cellulare, un fattore quindi materiale, riesce a spiegare che soltanto grazie alla combinazione di questi fattori, uno per ogni carattere, si possono spiegare la grande variabilità dei caratteri che si presentano ad ogni generazione. Il lavoro di Mendel rimase sostanzialmente sconosciuto per più di 30 anni, almeno 35 anni, e fu riscoperto nel 1900 quando tre botanici che lavoravano anch'essi sugli ibridi vegetali trovarono nella letteratura i risultati di Mendel. Per loro fa una sorta di rivelazione, perché queste leggi spiegavano in maniera semplice la trasmissione dei caratteri e le diverse proporzioni con cui i caratteri si presentavano nelle varie generazioni. E da quel momento in poi consideriamo questo l'origine della genetica. Sostanzialmente quindi la mostra vuole illustrare al grande pubblico da una parte la storia della genetica e nella seconda parte della mostra quali sono le problematiche più vive attualmente intorno alla natura dei geni, alla natura dell'eredità, alla natura e alla diversità del genoma umano, animale e vegetale, ed è a questi temi che è dedicata sostanzialmente la mostra. La storia della genetica si può dividere in tre fasi che sono presenti nell'esposizione. La prima è quella della genetica classica, che comincia appunto nel 1900 con la riscoperta delle leggi di Mendel. Successivamente c'è una estensione delle leggi di Mendel all'insieme degli sistemi biologici e in particolare la scuola di Thomas Morgan, prima al Columbia University e poi al California Institute of Technology, riesce a dimostrare, studiando in particolare la riproduzione, l'eredità nel moscerino della frutta Drosophila melanogaster, riesce a spiegare sostanzialmente che i geni sono collocati sui cromosomi, su queste parti, questi corpuscoli presenti nel nucleo, che sono i veri depositari dell'eredità. E si vede che i geni sono sicuramente composti di molecole presenti sui cromosomi, il cui scopo, la cui funzione è quella di controllare la sintesi delle proteine. E si arriva a una famosa scoperta in cui si dimostra, da parte di Biddle e Tatum, che a ogni genere corrisponde una proteina specifica e quindi i geni controllano la sintesi dei prodotti indispensabili al funzionamento cellulare. La terza fase inizia nel 1953 con la scoperta della doppia elica da parte di James Watson e Francis Crick. Questa scoperta fu fondamentale per diverse ragioni. La più importante è che per la prima volta si aveva il modello della struttura di una molecola che per la natura stessa di cui questa struttura è composta permette di spiegare l'eredità. Infatti la doppia elica sono due eliche avvolte su loro stesso, ognuna delle quali può contenere la sequenza delle basi A, C, T e G che sono presenti sempre all'interno del DNA.
Questo permette di risolvere fondamentalmente il problema di come si riproduce il materiale ereditario. Basta che la doppia elica si separi in due eliche distinte e ogni elica può servire da modello da stampo per la sintesi di una elica complementare. E in questo modo da una singola doppia elica si avranno due doppie eliche e in questo modo si trasmette l'eredità. Successivamente la biologia molecolare si sviluppa ulteriormente anche a livello tecnico e si trova il modo non solo di leggere l'informazione contenuta nei geni, ma anche di modificarla, ad esempio inserendo negli organismi pezzi di geni provenienti da altri organismi e in questo modo costruendo delle forme di vita in gran parte diverse da quelle naturali. L'ingegneria genetica al tempo stesso ha sollevato grandi speranze di poter modificare il patrimonio genetico, ad esempio curare le malattie genetiche, ma d'altra parte ha sollevato molti interrogativi di tipo bioetico. L'ultima fase di questo sviluppo, che si chiude esattamente nel 2000, è l'idea di sequenziare, cioè di poter scrivere tutte le lettere che compongono il libro del genoma, che è un vero e proprio libro della vita che contiene tutta l'informazione al funzionamento dei sistemi viventi. Abbiamo quindi il XX secolo che si può definire il secolo della genetica perché comincia esattamente nel 1900 con la riscoperta delle leggi di Mendel e termina nel 2000 con l'annuncio del completamento del genoma umano. Dal punto di vista storico, credo che sia importante sottolineare che alla base di tutta questa trasformazione c'è un'idea semplice, e cioè che l'eredità è basata sull'informazione genetica organizzata linearmente e contenuta nel materiale ereditario. Il nostro destino non sta scritto nei geni, perché i geni, e questo è il messaggio che termina l'esposizione, sono solo il programma di quello che si deve realizzare. E la cosa importante è costruire un ambiente in cui ogni singolo individuo che è portatore di un programma diverso da tutti gli altri potrà esprimere il proprio progetto di vita nel modo più efficace. E la mostra si conclude con una citazione di un famoso genetista, Theodosios Dobzhansky, che nega un presupposto che spesso si fa, visto che tutti nasciamo diversi biologicamente, è giusto che siamo diversi, mettendo fra di loro, dicendo con chiarezza che la diversità genetica non comporta la diseguaglianza, anzi il contrario. Proprio perché siamo tutti diversi è stato socialmente ed eticamente inventato il concetto di uguaglianza. Siamo tutti diversi, ma siamo tutti uguali di fronte ai diritti e alle possibilità di realizzare il nostro progetto di vita.